candidato sindaco Aschei, continuano i problemi in Piazza del Popolo, una piazza che più delle volte è stata contestata dagli stessi cittadini per la situazione di degrado, non ultimo i problemi occorsi due giorni fa per per tafferuglie venuti vicino a un locale. Sì, dire che la situazione è desolante poco, è veramente tragica, bisogna assolutamente intervenire. Tuttavia la cosa non è così semplice, bisogna comunque che questore perfetto, comandante dei vigili urbani, comandante dei carabinieri si siedano a un tavolo insieme alle istituzioni, insieme al sindaco e decidano prontamente che cosa fare, perché tuttavia è normale, è risaputo che queste persone spostate di qui vanno da un'altra parte, tranne che in certi comuni dove li portano proprio via, li portano nel comune di residenza o li portano dove vivono. Bisogna andare a fondo alla cosa, perché veramente non è più possibile vivere una situazione del genere. Quale potrebbe essere quindi la soluzione del candidato sindaco? C'è la vicinanza anche del tribunale e il problema pare che comunque non sia risolto. Ma qui il tribunale conta poco la presenza, ma conta la presenza massiccia di queste persone, italiani e non, che non hanno nulla da fare e spacciano, si ubriacano, litigano, ogni sera c'è l'intervento della polizia, ma questo non basta, credo che, anzi sono sicuro, questo è un problema nazionale, un problema che va risolto con la legge, un problema che va risolto non in una piccola città, perché questo è un problema che c'è dappertutto, quindi mi auspico che ci siano delle leggi che possano lasciare intervenire le forze dell'ordine e tutti coloro che devono poter fare il loro lavoro. Chiaramente la polizia municipale è sotto organico, chiaramente ci sono delle persone che hanno una certa età e non possono intervenire contro degli energumeni di 24 anni, ogni volta che intervengono si fanno male e lo capiamo. Assolutamente ritengo che la legge debba poter fare qualcosa di più. Per farli allontanare dalla piazza basta recintarla, basta sistemarla, basta risistemarla, quindi piantare un cantiere per abbellirla e immediatamente queste persone se ne vanno. Ma dove vanno? E qui in un tavolo con questore, prefetto, comandante dei carabinieri, della polizia municipale ci si deve sedere per trovare